progetto in sé per sé è stupendo dal mio punto di vista, perché ogni qualvolta si crea un percorso ciclabile o pedonabile, quindi alternativo all'uso della macchina, per me, dal mio punto di vista, ha sempre un parere positivo. E tra l'altro mi entusiasmerebbe anche l'idea, perché in pratica concretizzerebbe quello che sarebbe il rapporto mare-monti, nel vero senso della parola, perché mettendo in collegamento così, anche se ciclabile e pedonabile, però un turismo lento, diciamo, quello veramente sostenibile per l'ambiente, sarebbe l'unica maniera di rivitalizzare la montagna, perché allora porteresti veramente un rilancio vero, e questo mi piacerebbe perché oltre a Borgo Ponte sarebbe anche possibile prevedere di andare anche molto più su, attraverso Lavandelli, anche dall'altra parte, per cui sarebbe veramente un ottimo collegamento. Gli ostacoli dovrei vedere il progetto e per dirti quali potrebbero essere gli ostacoli. Mi vengono in mente immediatamente quello economico e anche dal punto di vista logistico, urbanistico, normativo, bisognerebbe vedere se è coerente con tutte le normative. Io penso di sì. Ancora dobbiamo però capire quali i requisiti dei progetti da finanziare. Io, dal mio punto di vista, visto che la linea guida è quella della riqualificazione, della rigenerazione, quindi di pensare finalmente all'ambiente, penso di sì. Ora, nella Next Generation le missioni sono tante, sono orientate tutte alla riqualificazione e alla rigenerazione, e c'è anche la missione, quella del verde, che è dedicata molto all'agricoltura, a tutto ciò che riduca la produzione CO2, per cui un progetto del genere potrebbero esserci. Ora, se immagino che sia, perché io non l'ho visto questo progetto, quello che vorrei vedere realizzato, effettivamente è un bell'investimento, quindi ci vorrebbe molta volontà, molta coesione con la volontà, la visione della politica che attualmente governa questo territorio. Si potrebbe fare, soprattutto partendo dal fatto che il PIT, ripeto, dà per riqualificabile l'asta fluviale, per cui per riqualificarla in qualche maniera o lo coinvolgi il privato che è presente sull'asta, oppure si devi provvedere a un esproprio. Io dico che la fortuna è anche che ora per legge sono costretti a rivedere il piano strutturale, no? Bisogna provvedere a redigere un nuovo piano strutturale. Quindi se E siamo sempre al se la visione è quella, cioè è quella di recuperare tutti gli spazi possibili, perché ti ripeto, non sarebbe solo un recupero a scopo pedonabile o ciclabile fine a se stesso, cioè per come la vedo io, veramente potrebbe essere il vero rilancio di tutto il territorio, mettendo in contatto mare e monti veramente, senza progetti chiacchiera, no? Per cui probabilmente sì, ecco, però ci vuole la visione, ci vuole di crederci, ci vuole di avere un animo ambientalista. La risposta è inevitabile, voglio dire, è una miopia urbanistica che c'è stata da decenni, cioè quando questa città si è ampliata perché è cresciuta. Non ha avuto una regola nella sua costruzione urbanistica, per cui troviamo case, edifici che interrompono i tratti viari o sono su aree tombate. Cioè, è cresciuta così, quindi si è creata perché nessuno ha voluto credere nel disegno di questa città, anche perché diciamo questa città è cresciuta senza alcuna visione. Quello che noi, per esempio, abbiamo sempre recriminato anche nei confronti del regolamento urbanistico,
da che è stato costruito, dai tempi delle adozioni fino adesso alle varianti, ecco, non ci vedi una visione, cioè, si va avanti, la variante si fa perché una determinata categoria, una determinata parte di territorio richiede qualcosa, si modifica, però se non hai una visione globale, monti, mare, di cosa vuoi far fare a questa città? Quale destino gli vuoi dare? Quale imprinting, no? Su cosa vuoi puntare? L'industria, il turismo? Cioè, la devi avere questa idea di base, altrimenti non puoi disegnare una città. E così è stato. Ognuno ha costruito la casa dove aveva la terra, dove gli andava bene, e tra i condoni che hanno sanato le cose abusive, quindi che magari non corrispondono più neanche alle norme, per esempio quelle attuali della salvaguardia idraulica, della mitigazione dei rischi idrogeologici, per cui ci troviamo delle costruzioni così che sono nate sull'istinto individuale, ecco, non su una visione di città. Come posso dire, una criticità che come Movimento 5 Stelle, visto che crediamo sinceramente nella tutela e nel rispetto ambientale, è una criticità che è diventata quasi una battaglia del movimento, proprio perché non è compatibile, non è compatibile, perché probabilmente lo sarebbe se le regole fossero rispettate al 100%, perché non è che non ci sono, ci sono delle prescrizioni ben precise, però se guardiamo il fiume, guardiamo lo strato di marmettola che riveste il fiume da su fino alla foce, vediamo l'accumulo di detriti che troviamo lungo il fiume che addirittura hanno sollevato la profondità, no? E quindi l'hanno ridotta quasi a niente verso la foce. Cioè, questa è la risposta. Cioè, l'ARPAT, grazie a Dio che l'ha certificata, ma è una cosa sotto gli occhi di tutti, e anche lì sotto gli occhi di chi vuol vedere queste cose. È inevitabile. Cioè, sono già tanti anni che ARPAT dice che le condizioni del nostro fiume dal punto di vista ecologico erano molto critiche. Io mi ricordo in una commissione ambiente venne la responsabile di ARPAT nel mandato precedente, già lei parlava di morte ecologica del nostro fiume. Ecco, anche questa è una cosa importante con tutte le conseguenze che può avere, perché se te parli di flora e fauna, parli di alga, parli, no, di animaletti, sembra quasi che tu stia attenta alle quisquiglie, con i problemi che ci sono nel territorio. Però sono tutti problemi che prima o poi noi paghiamo caramente, paghiamo con la qualità dell'acqua, paghiamo con i problemi che ci sono al mare, paghiamo con l'esondazione, paghiamo con tutto poi. Per cui è quello che dovrebbe essere capito, che l'ambiente è la prima variabile, no, noi non possiamo dare spazio ad altre se non mettiamo al primo piano questa. Mi ricordo che in Commissione Ambiente vennero un geologo e un ingegnere idraulico a parlare di questo progetto, a parlarle in senso critico, perché ci dicevano, e io credo alla loro versione, io non sono un ingegnere idraulico e vado, diciamo, a fiducia di quello che ci è stato raccontato, i dati che ci sono stati forniti, ovviamente corrisponde di più forse alla visione, funziona un po' così per tutti, no? Però giustamente loro dicevano, l'esondazione magari non ci sarà, ma il problema dell'acqua nelle case dei residenti lungo il fiume non lo risolverai, dicevano, perché il piede che regge sto muro di 4 metri fuori terra, immagini cosa dovrà essere, no? Per avere la possibilità che questo muro stia in piedi anche sotto la pressione del torrente quando è in piena, quando è forte, quando vorrebbe uscire e invece tu lo regimenti. Allora, loro dicono, questo piede farà un danno.
perché in pratica impedirà alla falda, che lì è altissima, perché fai un buchetto di 50 centimetri, sei già alla falda, a quella falda gli impedirai attraverso quel piede di defluire nel fiume, perché se il fiume fosse tenuto alla profondità naturale, che sotto il ponte dell'autostrada c'aveva un salto di 3 metri e serviva proprio a rallentare anche questo ingresso in mare, no? Quei 3 metri non ci sono più, sono 30 centimetri adesso, perché tutto quel tratto lì è pieno di detriti che scivolano giù dai monte, dalle cave, diciamolo, perché i detriti che dovrebbero per legge essere trattati e portati via dall'area di cava non vengono lasciati lì o fatti rotolare giù per i fianchi lì e arrivano alla foce. La foce l'hanno alzata. Te pensa cosa significa sollevare il letto di fiume di 2,5 metri, cioè quanta acqua potresti contenere naturalmente. Poi, durante un sopralluogo ci fecero vedere che se noi andiamo nell'ultimo tratto del fiume, ma questo sarà successo per tutto il tratto, noi vediamo che il fiume ovviamente non disegna un'asta bella diritta, no? Ha le sue anse, ma alcune sono naturali, alcune sono dovute all'accumulo di rifiuti, cioè sempre questi detriti, questi cocci che si accumulano, vegetale, mettici quello che ti pare, hanno creato delle anse enormi. Anche quello, se tu avessi provveduto all'abbassamento del letto del fiume, che laggiù ci saranno 2,5 metri, ma pensiamo cosa c'è in tutto il fiume, e tu avessi recuperato la fisionomia originale del fiume, avresti liberato degli spazi enormi. Enormi, e forse l'acqua poteva essere contenuta anche con l'argine naturale. Io di principio preferisco ciò che ci ha dato la natura. Quell'argine di terra era naturale, era lì dai tempi dei tempi e era diventato basso perché si era alzato il letto, non perché il fiume non fosse più in grado di fare quello che doveva fare. Quindi, io credo a quello che ci hanno detto questi professionisti, che il problema probabilmente i residenti non lo risolveranno dell'acqua in casa. L'unica cosa è che dal punto di vista urbanistico vengono tutti messi al sicuro e probabilmente gli verrà cancellato anche qualche vincolo edificatorio. I vincoli dell'esondazione, del pericolo di esondazione con 4 metri di muro non ce l'avrai più, si libererà quella possibilità di edificare ancora territorio vergine che verrà tolto all'assorbimento dell'acqua e quindi tra qualche anno, se non viene modificato nulla a monte, noi ci troveremo a alzarli ancora gli argini probabilmente. Andremo dall'autostrada, faremo la rampa, usciamo al mare dal ponte.